Ciao amici e bentornati sul nostro canale. Benvenuti se per la prima volta ti capita di vedere uno dei nostri video. E allora mi presento, io sono Maggie e sei sul canale Fra me e te. Video di oggi, i preferiti del mese di febbraio. Allora, partiamo subito dai cosmetici. Vi voglio parlare di una maschera che ho utilizzato nel mese di fine gennaio e per tutto il mese di febbraio, che è questa qua, la Nivea Essential. Diciamo che mi sono trovata molto 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 bene perché io ho una pelle molto secca, dovuto dal fatto che anche non bevo tanta acqua. Sto cercando di bere un po' più di acqua. Quindi, ritornando alla maschera, questa qua non è una maschera, perdonatemi, è una crema. È una crema super idratante 24 ore non stop. Cosa dirvi? Mi sono trovata molto bene. La cosa che mi ha stupito di questa maschera, che a parte vabbè, la profumazione, che è la classica profumazione che ha la Nivea, ma è la consistenza della crema in sé. Al tatto può sembrare molto molto pesante, ma in verità una volta stesa, ora non so se riesco a farvela vedere perché giustamente essendo bianca fa contrasto con la luce. Comunque, andate sulla fiducia, una volta stesa sulla pelle, praticamente ha una formulazione talmente fluida e quasi acquosa che si riesce a stendere in una maniera molto ma molto facile. Altro prodotto con cui mi sono trovata veramente tanto bene e che vi ho già mostrato in un altro video è questo qua, che è il fondotinta della Wet n Wild, e questo è il Photo Focus. È un fondotinta fluido. Io per la mia colorazione, per il mio tono di pelle, prendo la medium dark. Non si direbbe, però io ho la pelle molto molto olivastra. È una tipologia di fondotinta che a me piace tanto perché è abbastanza coprente e poi ha un applicatore in questo modo. Questo è appunto il suo applicatore a forma di spatolina che ti aiuta a modulare e a scegliere la quantità di prodotto da applicare. E devo dire che mi sto trovando veramente veramente bene. Una volta terminato, credo che lo andrò sicuramente a ricomprare. L'ho trovato da The Ter Shop ed è un prodotto molto molto low cost. Ultimo prodotto per quanto riguarda la cosmesi, eccolo qua. Garnier Skin Active, è un'acqua micellare, penso che in molte la conoscete. Io da quando è uscita l'ho iniziata a comprare e mi sono trovata vera, vera, veramente molto bene. Siccome sta terminando, ne ho acquistato un'altra. Però vi farò sapere come mi sono trovata, magari nei preferiti di marzo. Bene, terminato momento cosmesi, andiamo a parlare dei preferiti per quanto riguarda il cibo. Nel mese di febbraio, quello che ha caratterizzato di più tutte le mie giornate, in verità non sono stati dei cibi, ma degli infusi. In particolar modo ho acquistato questi infusi della Lester House, ve lo faccio vedere se riesco a mettere bene a fuoco. Un infuso al gusto di zenzero e limone. Non essendo una grande bevitrice di acqua, ho notato che invece utilizzando queste tipologie di bevande, quindi infusi, tè, tisane, riesco ad incrementare nell'arco della giornata la quantità di acqua necessaria che ognuno di noi dovrebbe bere, che mi pare che intorno a un litro e mezzo, 2 litri al giorno. Ho comprato questi infusi, mi pare alla Lidl. No, non ricordo se è Augustin o Lidl, non ricordo, perdonatemi.
e mi trovo veramente, veramente bene. Hanno diverse tipologie di gusti, quelle che io sto provando, che ho provato in questo mese, nel mese scorso, è stata quella di zenzero e limone. Me ne sono rimaste pochissime e ho acquistato anche un'altra che è zenzero e curcuma, però ho notato che pizzica un po' di più. Momento dei preferiti che preferisco di più: serie TV. Adoro, adoro, adoro guardare serie TV, ovviamente quando ne ho il tempo. È una serie TV che io ho conosciuto grazie ad Andrea Dianetti, non so se ve lo ricordate, era uno dei protagonisti dei Cesaroni. Siccome io lo seguo anche su Instagram perché lo trovo un attore e una persona veramente, veramente, a parte vera, che le cose non te le manda a dire, però è anche una persona piacevole, sì, piacevole da seguire. E tra le varie cose che stava raccontando un giorno, io che continuo a diventare un fantasma, eccomi. Tra le varie cose che stava raccontando di quello che aveva fatto durante la giornata, ha iniziato a parlare di una serie televisiva che si chiama This Is Us. Serie televisiva che ha un po' rimbalzato tra le varie vari Netflix, è stata anche su Amazon Prime e adesso è approdata anche su Sky. È una serie televisiva che si sviluppa in 4 stagioni, io sto guardando la quarta stagione e devo dire che è una serie TV fantastica, dai personaggi meravigliosi e parla appunto, la serie in sé parla appunto della storia d'amore e di vita fra Jack, il personaggio principale, e insieme a sua moglie che è Rebecca, quindi sono Jack e Rebecca Pearson. Allora, come vi dicevo, sono dei protagonisti che, come nella vita reale di ogni giorno, che ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero, ogni azione che viene fatta da loro è una diretta conseguenza di quello che loro hanno vissuto. Non ci sono stata chiara. Mi spiego meglio. Ogni azione, ogni parola, ogni gesto che viene fatto nel presente da questi personaggi non è altro che il frutto del lavoro di quello che è stato vissuto nelle loro vite passate. Che è un po' quello che capita anche a noi nella vita reale. This Is Us è una serie che a me piace tantissimo perché parla anche della fallibilità che una persona può avere nella vita e di come possa riuscire ad andare avanti, fa vedere la capacità delle persone di poter cambiare, di migliorarsi e andare avanti. Poi un'altra caratteristica della serie è la continua capacità di fare continui salti temporali fra passato e presente, e questo ci aiuta a capire meglio le dinamiche della storia che noi stiamo andando a guardare, ma anche a farci scoprire meglio ogni personaggio. Che dirvi, non so se si è capito, ma io amo follemente This Is Us. In questo periodo sta andando in onda la quarta stagione e quindi se volete guardarla e scoprirla dovete
potete andarla a seguire su Sky, quindi siete ancora in tempo per vedere questa serie TV fantastica. Bene, i preferiti del mese di febbraio terminano qui, io spero che il video vi sia piaciuto, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale così supportate noi e supportate la crescita di questo piccolo canale che abbiamo messo su da pochissimo tempo. Vi ricordo che siamo due mamme, sono io e Francesca, l'altra mia amica, niente, basta, vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!